Vero, si sta eccitando. No, io la sensazione che ho sempre è che noi subiamo sempre il mercato tutti gli anni. Quest'anno credevamo di poter fare cose con calma e abbiamo sprecato un mese e mezzo a pensare a quei due o tre giocatori poi normali. Cioè, nel senso, non è che abbiamo preso persone, perciò c'ha ragione anche... Io ricordo, il mese di luglio, il mese di agosto, un procuratore mio amico, croato, è andato con Petracchi a vedere le partite. Dio buono, in Croazia il giocatore. Petracchi deve avere sulla scrivania il mese di dicembre tutto quello che è possibile acquistare da Toro. In Croazia, in tutta Europa, in tutto il mondo. In tutto il mondo. Ma no, ci sono giocatori, per esempio... L'anno scorso c'è stato il campionato mondiale under 17 in Colombia, c'era il Toro? No, perché tutti i giocatori sudamericani, la maggior parte dei giocatori under 17 sono arrivati under in Italia 18, o in sono Inghilterra senza in Spagna. Contratto. Ma dimmi quanti sono senza bravi, contratto. Ma dimmi quanti, bisogna girare. Ma dimmi non quanti Italia, bravi ne sono venuti fuori da questo under 17 che hai detto vengono tu. Fuori, Silvia, se non adesso, vengono ma fuori. Dimmi chi? Ma ditemene uno, sono ignorante, sì. Ditemene uno. Ma adesso ad esempio a Bangkok, quello lì che gioca nella Juve Stabia, ci stiamo pensando, vediamo. Sì. Non andiamo mai a capofitto. Sì, ma no, ma... Ma noi dovevamo già prenderlo noi prima. È il Toro che doveva prenderlo e poi prestarlo alla Juve Stabia. Sì, sì, come facciamo una volta. Cosa fa? Ha fatto il gemellaggio col Catania e con lo Monaco. Pensava che lo Monaco dava i giocatori a lui, al Toro gratis. Non si fanno i gemellaggi con le squadre di Serie A. Il Toro prende dei giocatori e li dà in Serie B a giocare. Una volta. Se non sono da una volta ci siamo massacrati, prof. È quello che si fa. Cioè, è tutto sbagliato. Cioè, 10 minuti. Ma scusa, ma se il Toro fosse più in basso di classifica, cosa direbbe? Anche perché una volta facevamo così. No, ma lui sta facendo un discorso che... No, però attenzione, lui sta facendo un discorso che esula dalla classifica. Ma non me ne importa, la classifica è fatta di numeri. No, e i numeri certo, non si ma i numeri però, la riga e la somma dei numeri la tiri Silvia, a fine anno, Silvia, non la tiri dopo 5 partite. Se va, se va vale via anche per lui questo discorso. Se va via Ventura... Ma perché deve andare via Ventura? Un esempio, perde 7 partite, speriamo di no. Cosa fa? Viene un altro allenatore. No, parliamo di... Viene un altro allenatore. È terrorizzato che tutti i giocatori sono quelli che ha avuto Ventura. Quindi cosa fa il Toro? Ricambia tutti i giocatori di nuovo. No, vabbè, per questo la società deve comprare i calciatori. Ventura ha bisogno degli esterni, esterno-sinistro. Gli dice solo le caratteristiche, basso, alto, se fa le due fasi. La società gli mette a disposizione di Ventura 3 giocatori che lei ha scelto e Ventura decide i giocatori. Non è questo è una società seria che lavora bene. A me viene difficile pensare che Ventura abbia chiesto Cáceres. No, lì gliel'hanno proposto, l'unico forse che gli ha proposto Petracchi. Sai che abbiamo una grafica, perché allora c'è il problema del terzino sinistro questa settimana. Ventura ha chiesto Masiello l'anno scorso, dicendo diventerà importante l'anno prossimo. Però c'è una grafica a proposito dei terzini sinistri in vista di domenica, perché c'è Masiello, Agostini e cos'è? Prendi Cáceres. 3 paga 2? Prendi no, 3 no, paga ma chi, 1? Chi volete domenica? Perché D'Ambrosio che ha coperto la falla gioca a destra che non c'è Darmian e a sinistra gioca uno dei tre. Silvia, non guardarmi con questi occhi scorati. No, il vero problema è non avere Darmian, quello è il vero problema. Ho capito, però può anche capitare che nell'arco di una stagione un giocatore venga squalificato. Anche se c'è Darmian, allora, giocava chi destra, gioca al posto di Darmian, di D'Ambrosio a sinistra? Appunto, D'Ambrosio va a sostituire Darmian, quindi a sinistra. Ma io proverei a Cáceres. Vedere... No, sì, buonanotte. C'era sì, Cáceres. No, ma io proverei... È l'unico ruolo dove il Torino ha 3 giocatori. Proverei Agostini, lì, quello lì. Agostini, vuoi vedere? Sì, non l'ho visto mai. Ma vediamo. Avete fatto 4 nomi. Sono 4 che prendono lo stipendio. Sono soldi buttati. No, 3 ne abbiamo fatti. Sono 3. Se ci fosse un giocatore... Ecco perché ci va una buona selezione. Ci vanno 2 giocatori importanti a ruolo. Ecco perché il mercato deve nascere dalla base. Il Torino non è organizzato, cioè non si può fare il mercato a gennaio adesso di cosa? Cosa vai a prendere? Forse alla base c'è il fatto che non si è allargato portafoglio, perché se si fosse allargato portafoglio si sarebbe professore, spendono di più. No, dico, però rispetto alla rosa attuale, abbiamo tanti giocatori in prestito, tanti giocatori che sono arrivati a fine mercato, altri che non fanno un ruolo, perché però, ne hai 3 che non fanno, non ce n'è uno che fa il titolare per il momento. Allora, forse per avere dei giocatori migliori bisognava investire, cosa che non è stata Ma noi abbiamo avuto un direttore sportivo, Pederzoli, che era un grande conoscitore, aveva un database di tutti, così dicevano,
Del calciatore inglese. Però il portafoglio non era il suo. Non era il suo, non lo so. Io mi chiedo, l'avrà conosciuto, non Pedro Sol, perché anche lui l'ho sentito dal telefono, è andato a vedere una partita in Argentina, non aveva neanche il biglietto per entrare, ho dovuto telefonare. Vedi che si scoprono delle cose. Vabbè. Vedi. Ma anche Petrati è andato in Argentina quest'estate o sbaglio? No, non doveva fare un viaggio. Beh, ma Rodriguez lì che cos'è? Lo sono perso. Allora, l'anno scorso vi siete lamentati che faceva tutto carico, che non c'era un direttore generale. Ha messo il direttore generale, è cambiato qualcosa. Non è cambiato nulla. Il direttore generale cosa deve fare? Ti prego di aggiornarti. È cambiata la serie, perché siamo in Serie A. E in classifica non stiamo così male, scusa, non è cambiato niente. Sì, non se tu parli sempre da tifosi, io parlo di lavoro. Ti faccio un esempio. Ma io ti parlo di realtà. Ti faccio degli esempi, no? Io mi sarei aspettato che il Torino, con la promozione in Serie A, il direttore generale avesse organizzato un bel torneo chiamato Superga con il River Plate e con il gemellaggio del Corinthians. Perché sono, soprattutto il River Plate, quando è caduto l'aereo, avevo letto che si erano presentati tutti. Certo, quindi partita, io mi sarei aspettato un bel torneo così. Bella idea. Ma è tanto difficile organizzarlo. No, è il direttore generale che deve proporre al presidente. Perché io, che ho inventato il trofeo Piera Moretti, l'ho fatto a Udine, il presidente non era d'accordo, e noi abbiamo fatto bingo. Perché i tornei estivi c'è solo Juventus-Inter, trofeo a team, trofeo Vera Moretti. Questo è una grande idea e non credo che Cairo l'avesse detto di no, perché i costi non sono tanti, non è che devi dare, dice va bene, facciamo sto torneo, vi garantiamo un 10%, un 15%, dividiamo in tre l'incasso, ci sono gli sponsor, senti, ci sono le televisioni, e perché secondo questo te non deve lo fanno? Fare un direttore generale. Va bene, ma perché secondo te non vengono fatte queste cose? Perché il direttore generale cosa fa? Va ai club dei tifosi e presenta i giocatori con le maglie. Un direttore generale deve fare questo, quindi Cairo non ha colpa in questo. No, ma come mai c'era lo Monaco che era uno che era sulla piazza? Io dissento. E lui non lo so. Questo onestamente non lo so. Abbiamo un amico al telefono. Che lo Monaco pronto? L'amministratore. Pronto? Che pronto? Buonasera. Ciao. Pronto? Pronto? Sì, come si chiama? Igor. Igor, buonasera, benvenuto. Ciao. Allora, che cosa vogliamo dire? Allora, io volevo rispondere prima in riferimento a domenica. Allora, il Cairo intanto grazie all'arbitraggio, primo. Bah. Perché se non gli davano rigore al Cagliari, non vinceva. Bah. Vabbè. Poi, il fatto è questo, che la campagna acquisti viene fatta non dall'allenatore, ma da tutti e tre. Ossia allenatore, presidente e direttore sportivo. Poi ci vogliono tre uomini per ogni ruolo. Allora, difensore, centrocampo e attacco. Se noi l'anno scorso ci tenevamo Antenucci pagandolo e non alle buste, avevamo due attaccanti di ruolo. Però, ricordiamo, guardiamo il fatto, Ventura sta facendo giocare la squadra benissimo, perché usa gli esterni, che se Bianchi venisse servito meglio, segnerebbe anche di più, tutto lì. Vabbè, e insomma, domenica il Palermo, si salva o non si salva, come Igor? Sta giocando realmente, Igor, possiamo anche vincere. Igor, lei è ottimista o pessimista? Il Toro si salva bene o non si salva? Io sono ottimista. Bene. Ci salviamo tranquillamente. Perché faremo girare le scatole a tante squadre, e l'ha dimostrato anche con le più forti, anche con l'Inter. L'Inter ha vinto grazie a un autogol e a un'azione, uno sbaglio difensivo, se no non vinceva. Igor, allora il Torino ha perso due volte, dire che una volta ha perso per un autogol e una volta ha perso per l'arbitro, io dissento, io non sono d'accordo. Comunque, grazie mille Igor. Prego. Buonasera. Ciao. Ma allora, rispetto alla partita col Cagliari, il Toro non ha fatto un tiro in porta, tranne quello di Bianchi, che era forse in fuorigioco, forse no, le immagini non hanno chiarito esattamente. Cagliari ha Io non sono d'accordo su Cagliari, che abbiamo meritato, il Cagliari ha fatto una buona partita. Però sono convinto anch'io che noi vinciamo, cioè che noi ci salviamo. Io sono convinto.
Mi dite... Però... non sei mai contenta quando mi invitano. Non sei mai contenta. Non è vero, mi chiedo solo perché. E questa è pesantissima. Ma Silvia, tu stai parlando oggi dei problemi del Toro. Allora, qualsiasi direttore sportivo... Io ti volevo far parlare dopo Atalanta-Torino, perché... Lascia stare che il Toro... No, non posso lasciarti stare, non sono stupida. Toro, io mi auguro che vinci anche a Palermo. Ma certo, lo so. Capisci? Che tu lo... Io me lo auguro, sinceramente, no, lo giuro su mia figlia. No, ma questo lo so. Ma questo non cambia, l'organizzazione per il futuro, per il dopo. Ma lo sappiamo, noi dobbiamo arrivare sedicesimi. Punto. È l'anno prossimo che facciamo. Siamo una neopromossa. È l'anno prossimo che fa. Dio ci pensa. Ma che ma se vive alla giornata vai giù, Silvia. Se vive alla giornata vai giù. Il primo piano del prof in questo momento è fantastico. Cambiate canale, perché uno che dice se Ventura se ne va, se il Toro perde 7 partite. Ma! Silvia, guarda che cosa hai combinato col prof. Per fortuna che c'è Ventura. Per fortuna. Perché tiene la squadra, tiene bene la tensione alta. Niente. Cioè, io dico che questo Cristiano, questo Cristo di Ventura, dovrebbe essere supportato. Senti, che voto dai a Gazzi? Dai. Dammi un voto. No, dai, come rendimento fino adesso. La resa di Gazzi, quanto è stata? Sufficiente o insufficiente? Dai, ti facilito il compito. Domani no, dammi una risposta. Puoi andare avanti tutta la sera così. Allora, no? Glick è sufficiente. Io vorrei sapere, Darmian è sufficiente. Io credo che Ogbonna lo è. Con te Silvia, bisogna fare le trasmissioni allora, con l'album Panini. Facciamo una cosa. Con te bisogna fare così. Facciamo una cosa. Ma prima di andare in pubblicità, mentre intanto Silvia tre e Carlo della squadra continuano più a discutere. Che sì, ma loro discutono. Noi andiamo a sentire Mondonico come... C'è il punto G. Dopo abbiamo il punto G. Naturalmente, mentre Mondonico ci presenta la partita di Palermo, noi poi andiamo in pubblicità e abbiamo anche il punto G, abbiamo il pagellone, abbiamo l'angolo del prof, ma prima andiamo a sentire Mondonico. Il sorprendente Toro di Ventura contro il nuovo Palermo di Gasperini. Come la vede Emiliano Mondonico questa partita? Vediamo la sosta che cosa ha portato da una parte e dall'altra di positivo. Le soste servono per mettere benzina, servono per smaltire le cose negative o quelle positive. E ripartire dopo una sosta è sempre molto molto particolare, perché quello che hai fatto prima non te lo ricordi più. Perciò bisogna vedere, il campo è difficilissimo, l'arrivo di Gasparini ha creato nella squadra un sussulto abbastanza importante. Il Palermo non era assolutamente una squadra da posizioni critiche in classifica e perciò soprattutto a casa loro sarà un problema. Ci vorrà un grande toro da trasferta e allora dopo la conteremo come andrà a finire. Allora Raffaele si sta divertendo e vuole un bacio da Silvia, glielo mandi? Bene. Ottimo. Posso salutare il mio amico Giampiero e il suo papà Angelo? Sì, ciao Giampiero, ciao Angelo. Bene, abbiamo tranquillizzato anche Silvia, andiamo in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo.